La parola vermouth è di provenienza tedesca e significa assenzio. Ha origini antichissime e già oltre 2000 anni fa veniva somministrata come bevanda corroborante e medicamentosa ottenuta dalla macerazione dei fiori d'assenzio nel vino. Tra la fine del 1700 e l'inizio del 1800, il vermouth iniziò la sua affermazione in Piemonte, grazie a Antonio Benedetto Carpano, che già nel 1786 aveva il suo negozio nel cuore di Torino sotto i portici di Piazza Castello. Il vermouth è il prodotto che risulta dalla miscelazione di vino, alcol, zucchero, zucchero bruciato, limitatamente ai tipi rossi, e sostanze aromatizzanti naturali di origine vegetale, prima fra tutte l'assenzio. Esistono diversi tipi di vermouth, tra cui i vermouth bianchi, i vermouth rossi e i vermouth chinati. Infatti, anche se gli ingredienti sono pochi e naturali, la ricetta può essere al contrario estremamente diversificata. Dal punto di vista quantitativo, il vino è certamente il componente più importante di un vermouth, poiché ne rappresenta il 75-80% del volume. Altra componente fondamentale di un vermouth è l'alcol, che deve essere di origine vitivinicola, finissimo e extra neutro. Poi lo zucchero, o il caramello, che viene aggiunto per attenuare un po' l'amaro di alcune sostanze vegetali. Ma ciò che dà al vermouth il suo aroma gradevole, il suo sapore caratteristico, sono i vegetali, piante, spezie, foglie, fiori, semi, radici. E poi c'è il segreto di fabbrica di ogni preparatore di vermouth che si rispetti. La lavorazione del vermouth è estremamente complessa, vuoi per le caratteristiche di base delle materie prime in gioco, vuoi per i problemi posti dalla loro mescolanza. Innanzitutto lo zucchero viene fuso nel vino. Si aggiunge l'alcol, finissimo a 96 gradi, ottenuto dalla distillazione di materie vinose. Viene poi preparato l'estratto. I fiori e le foglie si utilizzano interi. I fusti, le radici, i materiali legnosi e i semi devono essere triturati o frantumati. L'estrazione può avvenire a freddo, a caldo o tramite distillazione, a seconda delle caratteristiche delle materie vegetali e delle sostanze che si desidera ricavare. La sedimentazione e l'affinamento avvengono in recipienti d'acciaio. Una volta filtrato, l'estratto viene quindi aggiunto ad altri ingredienti. Tutte queste operazioni avvengono a circuito chiuso, al riparo dall'aria, affinché aromi e sapori possano mantenere intatta la loro forza. La chiarificazione rimuove i corpuscoli in sospensione nel preparato. Si ottiene introducendo nei tini una piccola quantità di gelatina, addizionata o meno a bentonite, che attira e trattiene tutte le impurità sul fondo del tino. Il liquido viene quindi separato dal precipitato, ottenendo un vermouth brillante, praticamente pronto al consumo. Durante l'invecchiamento i vermouth si affinano fino a livello ottimale. È in questa fase che i profumi e i sapori interferiscono gli uni sugli altri, in una sorta di lotta assai complessa, per giungere ad uno stabile e definitivo punto di equilibrio. Raggiunto tale equilibrio, il vermouth, ormai pienamente degno del suo nome, sarà pronto per l'imbottigliamento. Estremamente moderna e meccanizzata, l'attuale industria del vermouth sviluppa ad un ritmo straordinario la propria tecnologia. È preferibile confezionare il vermouth in vetri verde scuro, che schermino il prodotto dall'azione chimica della luce. Il condizionamento igienico delle bottiglie e delle capsule è perfetto, al fine di evitare completamente inconvenienti sulla stabilità e di ordine biologico.
Il Vermut è il vino aromatizzato per eccellenza e appartiene alla categoria dei vini aperitivi, ovvero vini con riconosciute proprietà benefiche sull'organismo, in particolare per le loro qualità stomachiche, che preparano cioè lo stomaco a ricevere il pasto. Tempo poi il vermouth è anche la base preferita per la preparazione di quasi tutti i cocktails più affermati e diffusi: Negroni, Manhattan, Palm Beach, Diplomatico, International Dry Classic, Santa Victoria. Vi consigliamo comunque di provarlo anche liscio e freddo.